Good afternoon, class. How are you? I feel okay. I feel good. And I can say I feel also relaxed. So let's get started. Cominciamo. Let's review. There is and there are. Rivediamo i concetti di there is, there are. There is, e ricordate, c'è, singular, singolare. There are, plural, plurale. Ci sono, c'è, ci sono. Allora, primo esempio, first example. There is a couch in the living room. C'è una poltrona nella sala da pranzo. Ecco qui, there is. Quindi c'è una poltrona nella sala da pranzo. Vediamo, e rivediamo anzi, come si fa la domanda, come si costruisce la domanda. Is there a couch in the living room? Notate e ricordate come nella domanda si cambia la posizione di there e is. Quindi is verrà messo al primo posto e there verrà messo al secondo posto. Quindi vedete che si scambiano. La domanda quindi sarà di nuovo: is there a couch in the living room? C'è una poltrona nella sala da pranzo? E mi raccomando sempre la pronuncia, quello che vi ho tutte le volte ripetuto in classe, che la pronuncia è molto importante affinché poi quando un giorno colloquierete con una persona che parla inglese, madrelingua, quella persona lì non avrà difficoltà a capirvi. Quindi, is there a couch in the living room? Questa è la domanda. Vediamo quali sono le risposte. Answers. Answers. Non è answer, ma answer. Answers. Quindi le risposte. La prima risposta è di tipo positivo. Quindi, is there a couch in the living room? Yes, there is. Questa è una risposta un po' più contratta. La seconda risposta che potremmo dare, un po' più articolata, è yes, there is a couch in the living room. Se vogliamo invece dare una risposta negativa, no, there is not. Questa è sempre la forma un po' più contratta. Se vogliamo dare la risposta negativa più articolata, no, there is not a couch. Come abbiamo visto nella lezione precedente, anche qui possiamo contrarre il verbo. Quindi nella risposta, in questa risposta qui, yes, there is a couch in the living room, questo there is, noi lo possiamo tranquillamente abbreviare con there's. Vi ricordate? Quando ieri abbiamo, nella lezione precedente abbiamo visto where is, where's. Anche qui, there is, there's, ok? La stessa cosa nella forma negativa, there
there is not, lo possiamo contrarre come? Provate a fare voi l'esercizio, provate a ricordarvelo, provate a dare la risposta adesso mentre io lo sto scrivendo. There isn't, ok? Questa è la forma contratta. There's, there isn't. Quindi nella risposta positiva potremmo dire yes, there's a couch in the living room. Nella risposta negativa possiamo dire no, there isn't a couch, there isn't. Ancora la pronuncia there, the, there, ok? There is, there isn't, there's, there isn't, ok? Spostiamoci adesso alla forma plurale di there are, ci sono. Vediamo. There are forks in the drawer. Stiamo imparando delle parole nuove. Forks. Scommetto che forse qualcuno di voi lo sa. Forks sono le forchette. E dove potrebbero essere le forchette? Dove potrebbero stare? In the drawer. Drawer è il cassetto. La domanda. Vediamo come si fa la domanda nella forma plurale. Plurale. Are there forks in the drawer? Vediamo sempre che la regola, sempre quella, there are, si scambiano di posto there e are, il verbo va in prima posizione, there nella seconda. È la stessa cosa che vi avevo ripetuto in classe le altre volte, nella forma interrogativa il verbo va prima del soggetto, quindi are there forks in the drawer? Ci sono forchette nel cassetto? Le risposte. La risposta positiva. Yes, there are, che è quella più contratta. Oppure la forma, la risposta più articolata. Yes, there are forks in the drawer. La risposta negativa. No, there are not. Quella contratta. La risposta più articolata. No, there are not forks in the drawer. Anche qui, esercizietto di abbreviazione del verbo essere. There are. Non si abbrevia, scusate, rimane così. Si può abbreviare invece la forma negativa. Quindi questo there are not lo possiamo abbreviare e cercate di farlo voi adesso come esercizio. There aren't, ok? Quindi la risposta negativa potrebbe essere no, there aren't, oppure no, there aren't forks in the drawer. Ok? Quindi ragazzi, questa di nuovo è un ripasso su there is, there are, e mi ricordo che c'era stato un po' di qualche difficoltà. E questo è un buon momento per ripassarlo e per rivedere questi esercizi che abbiamo fatto. Quindi mi raccomando, rivedetevi bene il concetto di there is, singular, there are, plural, le forme interrogative, question, le forme invece di risposte varie, answers, sia positive, positive answers, che risposte negative, negative answers, ok? E poi qua e là, come abbiamo sempre fatto, mettiamo delle nuove paroline che arricchiscono sempre il vocabolario. E in questo caso couch, che è la poltrona, forks, che sono le forchette,
drawer, che è il cassetto. Mi raccomando, ripassate e imparate vocaboli nuovi e sempre, sempre, sempre la pronuncia, ok? Ci vediamo alla prossima lezione. See you in the next lesson. Bye bye!